Ok, poracci, le immagini erano tratte ovviamente da Fortnite e sono anche un po' il motivo per cui avevo chiamato il gioco No Comment 2 giorni fa. Bots è stato velocissimo, mentre le risposte sbagliate ve le ho servite su un piatto d'argento e con le varie declinazioni di Dragon Ballo mi avete fatto morire. Però, per la sua totale assurdità, devo premiare, per forza, Parappa the Trapper. Capolavoro no sense. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. My win. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con estrema rapidità. Quella di oggi sarà ovviamente una puntata ricchissima che in parte manterrà la struttura della Summer Edition. Più notizie possibili al massimo della velocità. Quindi non perdiamo tempo e gettiamoci nella mischia, sempre comunque in modo non violento. Indossate le scarpette di Jeff Keighley e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la formazione del Poroverso. Fondazione, non formazione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Poracci, sarebbe ridondante e scontato fare il riassuntone della Opening Night Live della Gamescom. Trovate altri 10.000 video del genere che già hanno fatto il punto della situazione. Quindi affronterei la questione da un punto di vista diverso, poraccio, ovvero lamentandomi. Ma dai, a parte gli scherzi, secondo me l'evento di ieri sera ha messo in luce un po' tutti i problemi delle presentazioni targate Keighley e dell'industria videoludica in generale. Viviamo nel paradosso dove bisogna continuamente rilanciare la posta in gioco e le campagne pubblicitarie sui titoli iniziano anni prima che si abbia effettivamente qualcosa di concreto tra le mani, e show del genere, che si rivolgono al grande pubblico e cercano di rilasciare la tensione, assecondando il clima dell'hype che costantemente viene ingigantito e alimentato, molto spesso si risolvono in un nulla di fatto, pur avendo al loro interno degli spunti interessanti. Keighley aveva preannunciato che in gran parte la presentazione si sarebbe concentrata su conferme di titoli attesi e ben poche novità. Ma basta, vi prego, basta con i trailer in CGI che non dicono nulla dell'effettiva portata, del valore e degli obiettivi di ogni singola produzione. Quindi da una presentazione del genere se ne esce abbastanza confusi e senza dei veri punti di riferimento. Lo stesso Keighley ha scherzato sul fatto che di Outlast Trials se ne erano perse le notizie dall'ultimo trailer apparso proprio un anno fa durante la Gamescom 2021 e neanche è finito lo show che già si parlava dei The Game Awards 2022. Un altro esempio, abbiamo avuto la presentazione dell'anti-GTA, sviluppato dallo stesso creatore di GTA e molti neanche se ne sono accorti sul momento. Perché di concreto, durante la Opening Night Live di ieri sera, abbiamo visto, purtroppo, ben poco. E anzi, forse l'annuncio più interessante non ha riguardato direttamente il mondo del gaming, ma ne parleremo a fine video. Dai, ditemi nei commenti cosa ne pensate della presentazione di ieri e quali sono stati i vostri annunci preferiti. Ma soprattutto, sapete cosa manca al TG Poro? Una bella ambientazione su una nave spaziale, originale. Comunque, per me il momento più alto rimane The Callisto Protocol. Fortissime le vibes da primi anni 2000, poi c'è la data di Monkey Island dietro l'angolo e Lies of P, che nonostante l'accostamento un po' trash tra Souls-like e Pinocchio, ha stile da vendere. Aspetto di sapere la vostra. Ah, e comunque gli autoleak si sono rivelati corretti e sì, Sonic Frontiers uscirà il prossimo 8 novembre. Sega non molla, il nuovo trailer è riuscito ancora una volta a sorprendere in positivo, cosa abbastanza facile visto le basi da cui si partiva. Io continuo a essere insolitamente ottimista per questo gioco, però capisco la perplessità del grande pubblico. Novembre è dietro l'angolo e tenetevi pronti ad accogliere uno dei titoli che più faranno discutere in questo 2022. Il pericolo di rivedere qualcosa di molto simile a Balan Wonderworld c'è tutto. Ora potremmo stare altri 10 minuti a parlare del remake di The Last of Us parte 1, delle continue discussioni che si generano attorno al titolo e anche del trailer di lancio appena pubblicato, ma sapete che vi dico? Basta! Prendiamoci qualche istante per ammirare con serenità e relax la bellezza di questo prototipo di action figure della Figma dedicata alla Samus di Metroid Dread. Spettacolare. Ah, visto che ci sono, vi ricordo che queste sono le ultime ore per usufruire dell'Humble Bundle dedicato alla serie di Resident Evil. Con circa 30 euro vi portate a casa una marea di giochi, tra cui figurano alcuni tra i migliori titoli più recenti, tutti riscattabili su Steam. Poi, se avete una Steam Deck, diventa una combo fenomenale. Non fate poracci, su!
Cioè, sì, fate poracci e spendete poco per giocare tanto. Detto questo, oggi è un'altra giornata che Nintendo dedica quasi interamente a Splatoon 3 e alla sua uscita imminente. Mentre la grande N ha pubblicato un nuovo video che funge da introduzione al gameplay per i neofiti della serie, la stampa internazionale ha pubblicato i primi hands-on sul titolo. Li ho trovati molto interessanti perché sostanzialmente confermano un po' tutto quello che ci siamo detti nell'ultimo periodo. Si tratta a conti fatti di un terzo capitolo che lima e perfeziona una formula collaudata sin dal primo episodio e promette di darne la sua declinazione più completa in assoluto. Gli appassionati del brand avranno esattamente quello che desiderano, i nuovi arrivati potranno godere della migliore incarnazione possibile del gameplay e chi si è stufato del secondo capitolo, beh, difficilmente troverà qualcosa di abbastanza intrigante da dare una seconda, anzi terza chance a Splatoon. Ho trovato in particolar modo interessante l'anteprima di Nintendo Life, che mette in luce come il terzo capitolo introduca tante novità alla formula, ma tutte molto piccole e difficilmente percepibili da un occhio poco attento. Quella di Splatoon 3 viene definita come un'evoluzione e non una rivoluzione, ma anche insomma quel fattore wow che forse prima o poi anche i fan più accaniti pretenderanno di vedere nel futuro della serie. Ma ditemi, voi quanto siete in hype per Splatoon 3? Detto questo, parliamo di un titolo molto più piccolo ma che io attendo con estrema trepidazione, ovvero Pac-Man World Repack, la via di mezzo tra un remake e una remaster di un classicone, il primo platform in 3D della mascotte Namco, uscito originariamente nel 1999 su PlayStation 1 per festeggiare il ventennale di Pac-Man. Ora, la cosa assurda è che nel momento in cui sto scrivendo questo testo è uscita solo una recensione in tutto il mondo ed è quella di Every Eye, che ha accolto abbastanza freddamente questa riproposizione. Il voto finale è un 6 e durante il testo si parla di un titolo che fa il minimo indispensabile per aggiornare un'esperienza che al giorno d'oggi risulta estremamente datata e semplicistica se confrontata con i canoni di gameplay moderni. Si sarebbe potuto dire lo stesso di Klonoa, ma il gioco è stato accolto con un voto molto più altisonante. Che vi devo dire? A parte i problemi di stuttering segnalati dall'autore del testo, fattore che effettivamente un po' mi preoccupa, per il resto parametri come la fedeltà all'originale, le modifiche invisibili apportate solo alla quality of life e cambiamenti marginali, in realtà sono proprio quello che cerco in operazioni del genere. Per me non sono necessariamente un punto a sfavore. Secondo me bisogna innanzitutto capire come approcciarsi a queste remaster, che remaster non sono ma non sono neanche remake, e proprio in questa via di mezzo si crea molta confusione attorno e le aspettative di stampa e pubblico non sono in linea con gli obiettivi del publisher. Vabbè, comunque in realtà mi piange il cuore perché il gioco esce venerdì e io l'ho preordinato in edizione fisica, ma Amazon me lo dà in consegna il 6. Una vera disgrazia. E chiudiamo parlando del grande annuncio di Sakurai, che come vi avevo anticipato ieri era impossibile, sarebbe consistito in un reveal a sorpresa di un nuovo titolo ad opera del game designer. Invece Sakurai ha deciso di aprire un doppio canale YouTube, uno in giapponese e uno in inglese, dove parlerà della sua personale esperienza nel mondo dello sviluppo dei videogiochi e già sono disponibili i primi 3 video. Uno introduttivo, uno che ripercorre i lavori del game designer e anche uno che parla dell'importanza di prendersi lunghi periodi di pausa, che detto da Sakurai insomma assume tutto un altro significato. Però la cosa che vi vorrei far notare è che quasi per una coincidenza questo annuncio è arrivato nello stesso istante in cui Hideo Kojima, durante la Opening Night Live della Gamescom, ha annunciato il suo podcast, e secondo me questi due eventi mettono in luce come si sta modificando l'industria e la percezione delle figure che lavorano al suo interno. C'è da una parte un'apertura del mondo giapponese a un pubblico molto più vasto di quello della madrepatria e la consapevolezza da parte di queste figure titaniche che sono diventate delle vere e proprie rockstar transmediali che c'è una fetta di mercato molto ampia e inesplorata, quella dei content creator, perfetta per personalità del genere. Conferenze che fino a qualche anno fa sarebbero state rivolte agli addetti ai lavori e a cerchie ristrette di appassionati ora diventeranno sempre più popolari e ricercate. E nell'era pervasiva dei podcast, segnatevelo, questa è una poro prediction, mi aspetto un vero e proprio proliferare di esperimenti del genere. Che volete, che figure come Cory Barlog e Neil Druckmann non si getteranno nella mischia? Anzi, forse già l'hanno fatto. Ma soprattutto, quando vedremo il primo Poro Podcast? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivato fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani,
con un nuovo video, ma soprattutto la live del Treehouse di Nintendo che mostrerà il gameplay di Splatoon 3 e dell'attesissimo Harvestella. Imperdibile. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Splat, Michele Toon 3, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta dare...